Reach on the touchscreen. Va bene, Sara. Se questo è quello che vuoi, ti accontento. Sono entrato in casa tua mentre eri in bagno. Ho preso il tuo cellulare e mi sono fatto uno squillo. Ho cancellato la chiamata perché, appunto, non era mia intenzione dirtelo. Ed ho memorizzato il tuo numero. Ho capito che non vedi l'ora di giocare.
ma non puoi rinchiudermi dentro casa. Ancora non ho nemmeno pensato a che gioco fare. Fammi pensare. Ci aggiorniamo tra poco. Bye bye. Pronto, polizia? Pronto. Ho bisogno di aiuto. C'è uno sconosciuto fuori di casa. Mi sta spaventando. È vestito in un modo strano. Dove si trova? Vi prego, aiutatemi. Mi dia l'indirizzo. Sì, certo, l'indirizzo è... Ma non ce n'è bisogno. So già dove abiti. Sara, non ti sei chiesto perché la tua amica Nadia non ti ha risposto al messaggio? Non perdere tempo. Quando prima ero entrato in casa e ho preso il tuo cellulare, ho fatto in modo che tu possa parlare e connetterti solo con me. Sono molto ferrato al riguardo. È il mio lavoro. Che cosa? Vuoi da me? Sara, ho proprio la sensazione che questo gioco non ti piaccia. Sara.
Hai paura? Rispondi, Sara! Sì, ho paura! Per favore, non farmi del male. Cosa vuoi da me? Lo vedrai tra poco. Cosa pensi che io voglia da te, Sara? È possibile che sei così impassibile? Vorrei proprio raccontarti tutto. Ma ancora non è il momento. A breve arriverà. Una maschera, per quanto oscura sia, racconta sempre più di un volto.